Salve ragazzi, questa volta una biografia, è la biografia di una delle donne più amate della storia, sicuramente. Parlo di Lady Diana e il sottotitolo La sua favola breve e, di Guido Carretto, la casa editrice Sonzogno. Ma ci sono molte altre biografie sue, quelle poi ufficiali di Andrew Morton, e, che parlano proprio, ricostruiscono la sua vicenda. È un personaggio molto amato perché voi sapete è morta giovanissima, sui 35 anni, e quando è morta è nato il suo mito. E il suo mito perché era una donna molto amata, sia quando era in vita, ancora di più quando poi è mancata. Era la moglie di l'ex moglie di Carlo d'Inghilterra, il principe di Galles. Una fanciulla, una ragazza di 16 anni si fidanza con questo principe di 30 anni che la famiglia reale invogliava a trovarsi una moglie e sceglie Lady Diana, una ragazza, Diana Spencer, una ragazza semplice che amava molto i bambini, tant'è vero che lavorava come in un nido, in un asilo nido. E lei evidentemente ha immaginato la sua vita da principessa e ha abbracciato il sogno. E purtroppo la sua vita non è stata un sogno, perché naturalmente ha dovuto subire tanto, tanto tanti dispiaceri, e primo fra tutti che Carlo avesse un'altra donna, e quindi lei non era la preferita di suo marito, e questo naturalmente non fa piacere a nessuna donna. Ha avuto due figli da Carlo, lo sapete, William e Harry, e William sarà il futuro re, e quando Diana è morta, naturalmente si è creato un vuoto enorme, ma lei si era ripresa la sua vita, aveva chiesto il divorzio, provava a trovare un altro amore, e quell'incidente del 97, in cui è morta, sicuramente non è stato un evento chiarissimo. Ci sono molti, molti dubbi, molti misteri su come sono andate le cose, però sicuramente il mondo intero la pianta. Più di 2 miliardi di persone hanno seguito la cerimonia funebre. Elton John ha riscritto per lei la canzone Candle in the Wind, che lei aveva dedicato prima a Marilyn e Marilyn Monroe, e poi mille gesti, mille fiori, mille pensieri, e gente che ha pianto per questa donna che amava tanto i bambini, che amava i malati, era molto amica di Madre Teresa di Calcutta, si occupava delle mine antiuomo che ferivano spesso e uccidevano i bambini, e quindi è stata una donna che si è impegnata molto nel sociale e che ha lasciato il segno. Quindi è una biografia molto bella, ci sono anche i lati oscuri, quelli più tristi, la depressione, la bulimia, però ci sono anche gli aspetti più belli, la sua voglia di vivere, il suo amore per i figli, l'ha voluto allevare da sola, pur naturalmente vivendo in un ambiente regale dove le mamme non allevano i figli, invece lei ha voluto allevarli da sola, quindi queste cose ne facevano una persona molto umana, e per quello forse è stata molto pianta, e vi consiglio di leggerlo. È una biografia molto bella che insegna che delle volte, ecco, il sogno di vivere una vita da principessa è proprio come quello delle fiabe, vissero felici e contenti. Non lo so, leggetelo pure e traete le vostre conclusioni. Allora, ragazzi, buona lettura. Lady Di. La sua favola breve, La felicità è un'ombra che subito svanisce, di Guido Carretto. Io ho letto questa, ma vi consiglio anche quello di Andrew Morton e della Sonzogno editrice. Buona lettura, ragazzi, a presto. Ciao.